questa amministrazione siamo al giro di boa, ma abbiamo programmato ben 19 milioni di euro di investimenti e questi hanno in qualche maniera con il 31-12 chi è partito, chi è arrivato alla progettazione esecutiva, chi è in fase di gara, siamo riusciti a portare a termine quell'obiettivo che ci eravamo dati con questa giunta, con la nostra maggioranza, ovvero quello che il 2021 fosse l'anno più importante dal punto di vista degli investimenti, perché tutto doveva essere programmato e progettato per vedere iniziare i lavori nel 2022, incominciare a tagliare i nastri nel 2022 e finire a tagliare i nastri sul finire del 2023. E quindi prepararci bene a dire agli usimani che anche in questo secondo mandato tanti milioni di opere si sono fatte e si sono portate a compimento. Ne vorrei ricordare alcune, perché con questa maggioranza, con la squadra di governo, abbiamo fatto un lungo dibattito prima di approvare il bilancio 2021 e abbiamo deciso di investire su un'opera per ogni settore di attività che caratterizzasse il futuro di Osimo. Allora mi viene in mente, se penso alla grande viabilità, sono partiti i lavori che collegheranno via di Jesi al McNeil, il primo tratto della variante a nord venendo da Macerata. È in fase di progettazione la parte che collegherà la Sbrozzola a via d'Ancona e a gennaio andremo al Ministero delle Infrastrutture dove tra fondi che metterà a disposizione l'ANAS e il PNRR cercheremo di portare a compimento quello che era un sogno di tutti gli usimani da oltre 40 anni, quello della variante a nord. Al fianco di questa grande viabilità vorrei ricordare i suggerimenti che mi arrivano da tutta la Giunta, in particolar modo l'assessore ai lavori pubblici Flavio Cardinali. Quest'anno, ma anche per i prossimi anni, abbiamo deciso di investire tra i 700 e gli 800 mila euro all'anno di asfalti e l'appalto è in corso. Poi l'assessore ci ricorderà tutte le strade che verranno asfaltate. E allora, che dire poi, dopo 100 anni di storia, della scuola nuova che faremo a Campocavallo, 4 milioni di euro, una palestra da 500 metri quadrati per tutte le associazioni sportive cittadine e quindi duple fasse che servirà il mattino per gli studenti e il pomeriggio per fare sport. 4 milioni di euro, ripeto, all'inizio anno ci sarà l'appalto integrato e vedremo iniziare il cantiere probabilmente durante l'estate. Poi possiamo dire anche, per quanto riguarda la sicurezza, ci tengo a dirlo perché proprio in questi giorni, proprio grazie alle tante telecamere installate sul territorio di Osimo e tante ancora da installare, abbiamo potuto identificare i volti di coloro che hanno fatto atti di vandalismo proprio durante la notte di Natale. E quindi qui, oltre che ringraziare l'assessore alla sicurezza, la ringrazio per il lavoro che svolge in coordinamento con le altre forze dell'ordine sul nostro territorio. Poi mi piace ricordare quello che si sta facendo per la vocazione sempre più importante che Osimo sta assumendo nella promozione del territorio e nel rispetto dell'ambiente. Andremo a collegare la zona di Vescovara alla pista ciclabile attuale di Campocavallo, concluderemo quel tratto che mancava da anni e che veniva richiesto alla comunità di Passatempo, il collegamento da Padiglione a Passatempo, per pensare più in grande alla ciclovia del Musone che ci porterà fino al mare. E poi, che dire dello sport? Mi sono assunto prima persona questa delega, l'ho assunta perché? Perché abbiamo finalmente fatto una manutenzione straordinaria della piscina, faremo una manutenzione straordinaria dello Junior Tennis, così da poter ospitare tornei di alta caratura sul nostro territorio, che siano anche promozione per Osimo. Abbiamo investito al Pala Baldinelli per dargli l'agibilità per 4.000 posti a sedere dopo tanti anni. Stiamo investendo altri 50.000 euro per lo stadio di Ana, perché il prossimo anno ci sarà questa grande novità che ritornerà il trofeo Lanari e quindi potranno entrare allo stadio con la nuova agibilità 2.000 persone. Io credo che un lavoro importante si è fatto. E poi, che dire del lavoro che stiamo facendo anche dal punto di vista urbanistico. Ci eravamo dati l'obiettivo di dare un nuovo PRG
al comune di Osimo, uno stop con l'obiettivo della rigenerazione urbana e lo stop al consumo di suolo, e siamo in dirittura d'arrivo anche qua. Abbiamo fatto un'attività, abbiamo aperto un bando, si è chiuso con oltre 100 istanze presentate ai nostri concittadini. Abbiamo chiuso la fase della partecipazione democratica in mezzo alla gente con l'arcipelago dei contesti. Con il 2022 ci metteremo al lavoro per dare per arrivare all'adozione preliminare del PRG con il finire del 2022. Poi un passo molto importante si è fatto nella digitalizzazione. Con la nostra amministrazione oggi è possibile da casa usufruire dei servizi demografici, stampare da casa un certificato di residenza o di morte, e poter richiedere la carta d'identità, che poi abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Interno due nuove postazioni per poter fare le carte d'identità elettroniche in comune, non solo su appuntamento, ma aperti tutti i giorni. E credo che di passi in avanti ne abbiamo fatti molti. E poi l'investimento sul patrimonio comunale. Il prossimo anno sarà la svolta della vulnerabilità sismica del Palazzo Comunale, sarà la svolta all'inizio dei lavori del Palazzo Exega, e siamo in dirittura d'arrivo con la vulnerabilità sismica della torretta del San Carlo e della sede ex tribunale presso Osimo, per poter portarci un domani la sede del commissariato, la sede della protezione civile ed anche, su proposta della Regione Marche, il centro per l'impiego per la Valmusone. Credo che si è fatto molto, e non sto anche a ricordare tutti gli investimenti e i soldi ottenuti dal Ministero dell'Interno per l'efficientamento energetico, i fotovoltaici nelle scuole, i fotovoltaici al maxi parcheggio, le colonnine di ricarica elettrica, mezzi nuovi acquistati dalla Osimo Servizi tutti elettrici, il fotovoltaico sul tetto della sede della Osimo Servizi. E poi mi piace concludere con la cosa più importante che ho nel cuore, è l'amore verso la Stea. La Stea nel 2022 farà passi da gigante, è un lavoro che si è fatto in questi anni, avremo la svolta nella nascita del consorzio pubblico dei rifiuti, dove la Stea andrà a gestire i rifiuti a Sirolo, Numana e Filottrano, in accordo con Viva Servizi, che invece li gestirà in tutti gli altri comuni soci di Viva Servizi. A Stea, con il prossimo anno, attraverso Dea e con la nascita di Osimo Illumina SRL, darà 8.000 nuovi punti luce a LED alla città, con 500.000 euro di investimenti in efficientamento energetico alla città, e qui illumineremo il comune, illumineremo il teatro, illumineremo i giardini pubblici, illumineremo la città con nuovi 70 punti luce, con 21 attraversamenti pedonali illuminati. E non basta, andremo ad illuminare un altro tratto della pista ciclabile di Campocavallo per i fruitori che vanno alla pista anche d'inverno, e andremo ad illuminare l'area archeologica di Monte Torto. E non ci fermiamo qua, perché Astea con il 2022 sarà la prima multi-utility nella provincia di Ancona ad aver costruito e inaugurerà un impianto che trasformerà i rifiuti solidi urbani in biometano, ottenendo risorse dal GSE importante. E quindi, se da un lato lo Stato ci richiede di vendere Astea Energia perché non ha più fini istituzionali, l'utile che arrivava da Astea Energia verrà compensato dall'utile che arriverà da questo importante impianto che trasforma i rifiuti solidi organici in biometano. Credo che si è fatto quindi un ottimo lavoro di squadra, e quindi, oltre che ringraziare la Giunta, ringrazio anche tutti gli amministratori delle società partecipate. Concludo dicendo che anche nel sociale si è fatto molto, perché siamo andati ad abbattere il diritto fisso sulla mensa che veniva richiesto da tanti anni dalle famiglie osimane, abbiamo scontato del 50% il costo del trasporto scolastico, siamo riusciti ad emettere 3 bandi per i buoni spesa alimentari e soprattutto siamo riusciti, con dei fondi arrivati dallo Stato, a fare un bando per l'abbattimento e il sostegno della spesa per interessi sui mutui prima casa e sui fitti per le giovani coppie. Credo che, avendo toccato un po' tutti i settori di attività in maniera generica, spetta a me il compito, prima di passare la parola ai miei assessori, di cosa ci aspetta il 2022. Intanto una squadra coesa
che ha fatto scelte importanti nel 2021 e che porterà a compimento fino al 2024. Questa è la cosa più importante. Quando la squadra è coesa, quando la squadra lavora con professionalità, dedizione per la città, i risultati arrivano. E quindi siamo pronti già da oggi a dire agli usimani che nel 2024 siamo pronti a continuare questo percorso insieme, perché dovremo portare a casa tutti i risultati che abbiamo in mente, che per i quali stiamo lavorando ogni giorno con tanta tanta forza, tanta tanta passione, tanta energia. E poi quello di vedere la città che abbia una caratura internazionale cosmopolita, non solo per quello che vi dicevo prima, e quindi la parte società partecipate, a stare protagonista nella storia delle multi-utility italiane, ma anche nella cultura. Mi ero dimenticato dell'aspetto importante che abbiamo dato alla città in termini culturali. Voglio solo ricordare l'investimento in infrastrutture culturali, cinema che ritornerà ad Osimo, ridotto al Teatro La Nuova Fenice, per dirvi quanto ci teniamo e per dirvi pure che durante l'estate eravamo ripartiti con tanti eventi e tanta gente in centro, e poi la stagione di prosa organizzata in poco tempo appena c'è stata la riapertura con il boom di abbonati. Ora siamo un attimo più in difficoltà e quindi vacciniamoci tutti, perché in questi luoghi si entrerà solo con il Super Green Pass da gennaio, ma questa dimensione internazionale che Osimo assume, la assume perché? Perché noi dobbiamo donare un futuro migliore alle future generazioni, e solo dalla cultura e dalla pubblica istruzione, dall'investimento e il sostegno nelle attività produttive, che potremo portare giovamento ad Osimo, al territorio della provincia d'Ancona, alla regione Marche, come buona pratica da prendere ad esempio anche per i comuni limitrofi, perché l'obiettivo che ci diamo, e anche con la mia elezione a consigliere provinciale, è quella di incominciare a ragionare e a gestire i servizi non solo come Osimo, ma come area metropolitana, come Valmusone, dove Osimo è capofila. Grazie a tutti, ora passo la parola all'assessore alle attività economiche, al turismo, all'ambiente personale Michela Glorio, per poi seguire con l'assessore ai lavori pubblici Flavio Cardinali, l'assessore all'istruzione Alex Andreoli, poi alla mia sinistra l'assessore alla cultura, al bilancio e alla partecipate Mauro Pellegrini, Federica Gatto, assessore alla sicurezza e alla pulizia locale, Annalisa Pagliarecci, assessore all'urbanistica e al patrimonio, concluderà la conferenza stampa il presidente del Consiglio Comunale Giorgio Campanari. Grazie. Ricordo a tutti i miei compagni di viaggio che hanno ciascuno 7 minuti a disposizione. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Inizierei con una carrellata veloce sulle mie 4 deleghe, iniziando dalla delega dell'ambiente, così mi ricollego all'intervento del sindaco sulle piste ciclabili. L'anno 2021 è stato appunto l'anno che ha visto l'affidamento degli incarichi ai progettisti esterni per la realizzazione delle 2 piste ciclabili finanziate con fondi comunali, e quindi la Passatempo Via Capanne e la Vescovara Covo. Entrambi i progettisti hanno consegnato i progetti definitivi, che sono stati approvati o in Consiglio Comunale o in Giunta, e quindi diciamo abbiamo svolto tutto l'iter burocratico amministrativo che precede poi l'affidamento dei lavori. È stato per la pista ciclabile Vescovara Covo è stato aperto anche il mutuo, e quindi entro fine anno verranno fatti gli impegni di spesa per iniziare i primi lavori. E ovvio è che poi i lavori veri inizieranno con la primavera, e quindi con l'arrivo della bella stagione, per entrambe le piste ciclabili, che andranno di pari passo. Un aggiornamento rapido sulla ciclovia del Musone, che come sapete già è un progetto intercomunale fatto anche con il comune di Loreto e Recanati, e di cui beneficiamo di fondi regionali. I 2 comuni, i nostri partner, sono andati in consiglio comunale per la variante al PRG, e quindi anche da questo punto di vista gli iter burocratici sono stati completati, e quindi l'anno prossimo riusciremo ad avere il progetto esecutivo cantierabile per poi mettere a gara l'intera opera, che parte da Osimo e finisce a Loreto passando per Recanati. Sempre per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo valorizzato alcune aree verdi e alcuni parchi grazie ad un ordine del giorno di Ecologia e Futuro e
Energia Nuova abbiamo valorizzato l'area dei Treppini, alcuni interventi sono stati fatti anche a Piazza Nuova con anche i lavori partiti per la ristrutturazione dei bagni, dei nuovi bagni pubblici. È stato fatto un nuovo parco a San Sabino e per il 2022 intendiamo sistemare e valorizzare l'area del Parco della Rimembranza e l'area è un'area verde di Via dello Sport, dove esiste già un progetto e dove saranno fatte varie piantumazioni in modo compensativo rispetto ai privati che dovranno appunto compensare degli abbattimenti fatti. Sempre grazie alla collaborazione con l'associazione ambientalista, anche quest'anno siamo riusciti a portare avanti eventi di sensibilizzazione ambientale e passando alla delega sviluppo economico, mi piace ricordare come i 230.000 euro che poi sono diventati 280.000 euro con l'ultima variazione di bilancio, siamo riusciti ad allocarli completamente a favore di tutte le attività produttive che insistono sul territorio usimano. Questi sono fondi Covid che sono andati appunto a favore di tutte quelle aziende che sono state chiuse o limitate dal Covid e con un primo bando abbiamo assegnato 67 contributi, con il secondo 256 per completare l'intero plafond. Poi magari su questo dettaglierò meglio nei prossimi giorni. Sempre riguardo al settore sviluppo economico abbiamo fatto anche un bando per la Tari, quindi oltre ai 456.000 euro messi a bilancio per compensare gli aumenti per l'attività produttiva, abbiamo fatto un bando anche per le famiglie, quindi le utenze domestiche che possono ricevere degli sconti sull'utenza Tari per compensare gli aumenti appunto sulla tariffa. Passerei poi al settore turismo, do qualche numero. Quest'anno abbiamo registrato quasi 12.000 ingressi alle grotte, ovviamente un dato che non è in linea rispetto a quello degli anni precedenti al Covid, in cui ci eravamo attestati a circa 20-22.000 presenze, però molto superiore rispetto all'anno scorso, in cui abbiamo raggiunto il minimo storico di 7.500 presenze. Quindi diciamo che il settore sta andando meglio, siamo andati bene per tutta la stagione estiva fino a ottobre, in cui ci sono stati numeri importanti. Adesso manteniamo un trend di 300-350 persone al mese, sperando appunto che non ci siano ancora chiusure. Vado poi per terminare con la delega al personale. Nell'anno in corso 2021 abbiamo assunto per mobilità, attraverso bandi di mobilità, 11 nuove persone all'interno del comune di Osimo, di cui due istruttori direttivi tecnici, 6 istruttori amministrativi, un assistente sociale e 2 agenti di polizia locale. Per il prossimo anno sono stati inviati alla Gazzetta Ufficiale 5 nuovi bandi che verranno pubblicati presumibilmente nel mese di gennaio e che vedono l'assunzione di 12 nuove figure, anche queste divise tra istruttori tecnici e istruttori amministrativi, e per la polizia locale invece si prevede di aprire un bando di mobilità per l'assunzione di nuovi 6 agenti, quindi un totale di 19 nuove persone da assumere nell'organico comunale. Io mi fermerei qui e passerei la parola al prossimo intervento. Bene, stiamo nei tempi. Flavio Cardinale, assessore ai lavori pubblici e ai servizi demografici. Buongiorno a tutti. Allora, io mi trovo molto soddisfatto dall'anno che sta per concludersi, perché le opere ne abbiamo fatte tante, molte sono in cantiere e molte da fare a breve. Farò una carrellata, perché qualcosa anticipata il sindaco e qualcosa anche l'assessore Glorio, magari sforgiando anche qualche numero, perché tanto la gente magari più che curiosità è giusto far sapere quanto costa opera per opera, e un attimo qualcuno magari fa piacere saperlo. Allora, comincerei con i lavori pubblici. Questa è opera fatta, messa a norma dalla caserma dei carabinieri. I lavori sono in fase di ultimazione e per 160.000 euro. Poi ci sono, appena accennato l'assessore Groi, nuovi bagni pubblici a Piazza Nuova, anche questi in ultimazione, e sono 53.000 euro. Poi progetto per la nuova scuola di Campocavallo definitivo, gara in primavera, quindi fra quelle che partiranno a breve. Poi il fotovoltaico nelle scuole, in fase anche questo di ultimazione, 100.000 euro.
L'ascensore, anche questa primavera, per la Caio Giulio Cesare, che è 83.000 euro. Poi abbiamo dato il contributo alla Chiesa della Misericordia per i lavori, 25.000 euro. Poi abbiamo l'iter per il Museo del Covo, vincolo preordinato, esproprio, quasi giunto a termine, 500.000 euro. L'auditorium sala proiezione, inizio i lavori a gennaio, per 450.000 euro. Poi il ridotto dell'ex magazzini Campanelli, gara primavera, approvazione del progetto esecutivo, 917.000 euro. Manutenzione straordinaria impianti sportivi in corso di realizzazione, 85.000 euro. Poi abbiamo 150.000 euro per i lavori della piscina dentro al pallone per il fotovoltaico. Per lo junior tennis, restyling e spogliatoi, 400.000 euro. L'adeguamento antincendio palestra Osimo Stazione per 150.000 euro, inizio lavori a gennaio. Isole informatizzate e tariffa puntuale, 300.000 euro. Poi Fosso Lama e Fosso San Sabino, consegnato il progetto esecutivo per 470.000 euro. Ciclovia del Musone, quasi conclusa in fase piano regolato PRG, 650.000 euro. La pista Vescovara, e questo progetto ESEC approvato in gara a primavera per 550.000 euro. La pista ciclabile Passatempo, inizio lavori, primo stralcio, anno nuovo, 190.000 euro. Poi abbiamo le due opere che aveva accennato il sindaco, quelle più, diciamo, un po' più grandi, la strada del Meccanille per 1.300.000 euro, iniziati già i lavori. Il progetto, la variante nord Sbrozzola, sarebbe la Sbrozzola del collega Viancona, in arrivo, per 3.100.000 euro. Poi abbiamo gli asfalti per 850.000 euro, in corso di realizzazione. Poi magari farò anche una lista degli asfalti che stiamo facendo. Poi abbiamo i cimiteri, Colombari, 550.000 euro, per San Giovanni, San Biagio, Cimitero Maggiore. L'ascensore del macchi parcheggio ultimato, 60.000 euro. E torno agli asfalti. Dunque, per gli asfalti farei subito una precisazione. Quando si parla di asfalti, si parla di vie, e le vie sono lunghe, per chilometri. E qualcuno, giustamente, i cittadini, si aspetta che quando uno dice facciamo un asfalto di via Fratte, che è la prima cosa nella lista, pensa che sia fatta tutta via Fratte. Dunque io vorrei specificare che se facciamo tutta via Fratte, facciamo due vie in tutte, perché tipo via Fratte è molto lunga e i fondi non basterebbero. Quindi qualcuno rimane deluso, dice perché ne avete fatto solo un pezzetto, ma purtroppo meglio non si può fare. Per accontentare, per mettere in sicurezza varie vie, che siccome le vie sono tante e molto pericolose, per la sicurezza e per diciamo, il buon transito si preferisce fare i peggio pezzi e poter dare una sistemata. Allora, questo riguarda per gli asfalti per 850.000 euro, via Fratte, via Coppa, via Bellafiora, via Albanacci, via Fosso, via Molino Mensa, via Casiada, via San Paterniano, via Aldo Moro, via Buffarda, via dello Sport, via Arno, via Fontanelle di Abadia e poi via Casiada, dei tratti, ma già tratti sono un po' dappertutto, ma questi un po' più piccolini, mentre gli altri sono abbastanza, insomma, importanti, tratti in via Barbalarga, via Bizi, via Colle San Biagio, via Molinaccio, via Recanati e abbiamo anche delle rimozioni dei dossi. Poi ricordo che in collaborazione sempre per asfalti con Astea, dove sono presenti delle reti fognarie del sottosuolo, sono state riprese via Flaminia Seconda, via San Gennaro, via Abadia, via Villa, via Montegalluccio. Poi passo alle manutenzioni, in primis delle scuole, dove prendo poi anche l'assessore Andreoli, comunque l'infanzia Fornace Fagioli, dove sono stati spesi solo lì 135.000 euro. Poi sono state riprese la zona Treppini, appena accennato l'assessore Glorio, il parco attrezzato di San Sabino, il restyling attrezzature ludiche su tutta la città, nuovo ufficio protocollo, fognature via Montello, via Cellini, via 4 novembre, Osimo Stazione Legrate, poi nuova pavimentazione in tre scuole, Infanzia Fagioli, Girotondo e Campocavallo, ed infissi Scuola Infanzia Abadia, il percorso pedonale Parco Urbano Osimo Stazione, strada via Pertini, via Baracca e le potature straordinarie che sono parecchie. Ho fatto una carrellata un po' veloce, però credo di essere stato abbastanza chiaro, anche dando un po' di numeri, quindi
per mettere tutti i cittadini, che le cose importanti che facciamo lo sappiano tutti. Insomma. Grazie a tutti. Passo la parola all'assessore Andreoli. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie, cercherò di essere veloce dove, per non ripetermi con interventi precedenti, perché ovviamente alcune deleghe sono, diciamo alcune deleghe, alcune opere vengono realizzate in collaborazione con tutti gli altri, quindi diciamo, la prima novità di quest'anno importante proprio inizio gennaio è stata quella dell'attivazione del liceo delle scienze umane ad Osimo, un indirizzo che era richiesto da molti anni e che ha avuto subito un forte interesse da parte della città con la creazione di 3 nuove sezioni soltanto per il primo anno. È un obiettivo che ha richiesto un lungo iter e la collaborazione soprattutto con l'Istituto Coridoni Campana e il Consiglio d'Istituto. Sempre con istituti superiori abbiamo portato avanti alcuni progetti, spesso più con un ruolo di supporto visto che è di competenza provinciale, quindi la notte dei racconti, la notte del liceo classico e altre, abbiamo cercato di contribuire per istituti comprensivi come per istituti superiori con dei fondi a sostegno di questo periodo che stiamo attraversando. Quindi un contributo di 10.000 euro per ogni istituto comprensivo, 5.000 euro per ogni istituto superiore, più un contributo per l'istituto paritario Maria Mosca di Osimo Stazione. Un obiettivo importante che si sta centrando e che ha avuto dei forti sviluppi in quest'anno è stato quello della nuova scuola primaria di Campocavallo, come si diceva prima, un investimento di circa 4 milioni di euro. La difficoltà maggiore è stata quella di sbloccare l'iter burocratico, poi si è andati quest'estate a progettazione definitiva, è stato approvato il progetto e si è acceso il mutuo per la realizzazione. Un'altra opera importante che si sta portando avanti e per i quali poi dopo chi seguirà darà maggiori informazioni, comunque grazie a dei fondi ministeriali del bando Pinqua stiamo portando avanti la riqualificazione della seconda ala di Santa Lucia per portare la scuola secondaria in centro e superare la convivenza di Piazzale Bellini. Sono state realizzate diverse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la guaina dell'infanzia di Passatempo, la riorganizzazione di alcune aule al borgo a Piazzale Bellini quest'estate, anche se molto era stato fatto per la situazione Covid già nel 2020, la realizzazione di un giunto tecnico all'infanzia di Campocavallo e la risistemazione del giardino della scuola secondaria di Osimo Stazione, queste sono soltanto alcune delle opere. Un intervento importante, come si diceva, è la riqualificazione del piano terra dell'infanzia Fornace Fagioli con una nuova pavimentazione, un solaio areato per migliorare l'habitat scolastico e oltre a questi siamo riusciti ad accedere a dei fondi per 17.000 euro per la reazione della scuola. Altri lavori importanti per circa 42.000 euro, la sostituzione di tutti gli infissi dell'infanzia di Abbadia e la creazione di un nuovo ingresso e a livello economico un importo importante è quello dei 123.000 euro per l'installazione di 4 impianti fotovoltaici presso 4 plessi delle scuole di Osimo per 123.000 euro e permetterà di abbattere in termini economici e energetici la spesa del comune di Osimo. Oltre a questo, progetti che sono stati già affidati e impegnati per il 2022 sono, come diceva l'assessore Cardinale, la realizzazione dell'ascensore presso Piazzale Bellini e l'adeguamento e l'antincendio alla palestra di Osimo Stazione. E un'altra opera che dobbiamo riproporre per il prossimo anno a causa di problemi dovuti al momento del settore edile sono quelli della riqualificazione esterna della primaria Marta Russo. E, oltre a questo abbiamo acquistato arredi scolastici per 26.000 euro e realizzato un progetto di prevenzione pedagogica anche per sostenere quelle famiglie con i ragazzi sia dall'infanzia che nell'adolescenza, visto anche le problematiche del mondo attuale di questo momento. E poi passando velocemente alle altre due deleghe di mia competenza, l'informatizzazione, come ha anticipato il sindaco, si è proceduto con una convenzione al servizio di stampa e certificati anagrafici presso edicole e tabaccherie convenzionate, oltre alla possibilità di stamparli da casa. In città procedono i lavori di cablaggio della fibra, quindi anche con il sindaco si sta seguendo tutta quella che è l'opera di implementazione della fibra ottica e sono stati aggiudicati i lavori di implementazione della connettività anche nei locali comunali pubblici e nelle scuole. Per l'agricoltura si è invece lavorato sulla promozione verso la città dei bandi e delle opportunità regionali e nazionali che vengono proposte. Grazie.
Passiamo la parola all'assessore della cultura, Mauro Pellegrini. Se vuoi. Sì, buongiorno. Allora, tante cose sono state già dette, quindi andrò molto veloce. E, ecco, il primo punto che però vorrei evidenziare, che riguarda la delega al bilancio, riguarda la buona gestione del bilancio del nostro comune. Quindi su tutti i parametri che la legge fissa, e sono 10 quando 5 parametri, questi 10 sono negativi, significa che il comune è in deficit strutturale, quindi i parametri con Eliosimo sono tutti positivi. Registriamo inoltre che i tempi di pagamento del comune di Osimo sono al di sotto dei 30 giorni previsti dalla legge, è diminuito lo stock dei debiti commerciali di fine anno, quindi il comune, a differenza di tanti altri comuni, non è dovuto ricorrere alla costituzione di un apposito fondo di garanzia, non è stato fatto mai ricorso all'anticipazione di cassa e il comune di Osimo ha una buona capacità di indebitamento. Quindi ovviamente tutte le cose, le opere, le attività che sono state fatte hanno naturalmente un requisito centrale, che è quello, diciamo, di un bilancio sano, che è appunto il prerequisito per qualsiasi politica seria. Questo ovviamente non grazie all'assessore, ma grazie anche agli uffici finanziari del Comune di Osimo. Sulle infrastrutture culturali è stato già detto, quindi sono stati già ricordati due auditorium, quello dei Frati e quello dell'ex cinema concerto, cioè e quello sotto i locali campanelli, quindi non mi dilungo, quindi sono due opere che, ecco, stanno andando quasi appaiate, quindi diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, insomma, contiamo di portarle a casa e vederle realizzate. Poi ci sono altre due opere che, diciamo, sono in una fase diciamo più arretrata rispetto a quella avanzata dei due auditori che abbiamo visto prima, ma sono comunque nel piano investimenti. È stato ricordato il Museo del Covo grazie a un finanziamento regionale e la nuova biblioteca comunale, su cui cercheremo, insomma, su queste due opere, ecco, di stringere da qui a fine mandato, per appunto realizzare questo stock, questo importante pacchetto di infrastrutture culturali che, come dire, a mio avviso, ecco, segnerà veramente, diciamo, il passaggio, come dire, di un'epoca, no, nella nostra città. E, ecco, io non mi dilungo adesso sulle attività culturali, teatrali, insomma, sono state dette. Io vorrei, ecco, spendere due parole su una questione su cui in questi giorni vedo che viene fatta dalle opposizioni una grossa mistificazione. Ora, io vorrei ricordare che questa amministrazione comunale è quella che ha restaurato il Polittico del Vivarini, che ha restaurato le statue a cefale, ne mancano 5 e saranno completati il restauro nel prossimo anno. 20 giorni fa sono partiti per Firenze per il restauro i due globi che erano presenti in biblioteca, quindi questo, come dire, tanto per dire, diciamo, chi è che l'amministrazione che opera, che si è prodigata nel restauro delle opere e chi no. Ma adesso, al di là di questo, in questi giorni c'è una polemica sciocca che stanno facendo gli stessi, e questo bisogna chiarire. Riguarda il trasferimento delle opere del Museo Civico. Come sapete, dal 2017, causa sisma, l'ala di Palazzo Campana, dove insiste il Museo Civico, che è appunto in uso e locazione da parte del Comune di Osimo, proprietà del Campana, è stato dichiarato inagibile. Quindi che cosa abbiamo fatto? Un po' per via della inagibilità, un po' per via delle condizioni climatiche e di umidità che erano presenti in loco, che stavano danneggiando le opere, sono state messe in sicurezza. Quindi questo dobbiamo farlo capire bene agli osimani: le opere d'arte del Comune di Osimo erano in un locale inagibile, causa sisma, quindi sono state messe in sicurezza dove? Sono state messe in sicurezza in un deposito ovviamente autorizzato dalla soprintendenza, munito di antifurto, non come ho letto appunto che si sono dette frasi libertà, che non c'è l'antifurto, altre sciocchezze del genere.
sono in un locale del seminario vescovile attiguo alla scuola media, ovviamente che è una struttura antisismica, che è una struttura diciamo dotata, no, di tutti i parametri ottimali per la ospitare e tenere in buono stato di conservazione le opere d'arte. Contestualmente a questo alcune opere quindi sono state trasferite al Museo Diocesano. Perché questo? Perché ovviamente non essendo fruibili le opere perché si trovano in un deposito, la condizione per farle fruire al pubblico in un contesto degno, quindi l'unico posto ovviamente era una struttura museale esistente che è quella del Museo Diocesano, in cui ovviamente dal punto di vista filologico, culturale, quelle opere del Museo Civico che sono state trasportate dal Museo Diocesano e che, come dire, provengono dalla storia della diocesi della nostra città, perché il politico di Varini stava, prima che venisse in comune, stava nella chiesa dell'Annunziata Vecchia, poi abbiamo portato negli ultimi giorni al Museo Diocesano anche la Madonna in pietra, che è una statua lignea del 1300 di notevole valore, che originariamente pare che stesse tra l'altro nel Duomo della città, e abbiamo portato i tre affreschi di Andrea di Bologna che stavano nel Museo Civico, ma provenivano dal monastero di San Nicolò. Quindi stiamo facendo una operazione culturale che va che mira nelle more dei tempi che avrà il Campana di ristrutturare, di rimettere a norma, eccetera, di rendere fruibili alcuni pezzi più importanti del Museo Civico all'interno appunto di una struttura. E in questo, ecco, sottolineo anche che questo rapporto di sinergia lo abbiamo messo in campo anche per la mostra che qui invitiamo gli usimani a andarla a vedere, che abbiamo aperto circa 10 giorni fa, per cui al Museo Diocesano è possibile visitare bolle papali del 1200-1300 appunto, che raccontano, no, che sono bolle papali che poi domani andranno nella nuova biblioteca francescana dei locali dell'ex cinema concerto. E ecco, abbiamo offerto questo pezzo di storia della città, quella dei francescani, quindi facendo con quale senso? Il senso era di mettere in mostra le cose, il patrimonio culturale del comune, della diocesi e dei francescani, per farla ammirare al pubblico. Ecco, quindi ci auguriamo, invitiamo gli usimani ad andare a vedere questa mostra, e quindi speriamo che nel prossimo anno il Covid non ci leghi come ci ha legato in questi 2 anni per tutte le varie attività culturali. E chiudo, concerti, abbiamo doppio concerto dell'anno nuovo, il 1° gennaio con la Fisorchestra Marchigiana al Teatro Nuova Fenice e il 4 gennaio con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Grazie. Grazie Assessore. Assessore alla sicurezza della Polizia Locale, Federica Gatto. Sì. Grazie Sindaco e buongiorno a tutti. Anche quest'anno, come il 2020, è un anno difficile da commentare. La popolazione è stata fortemente provata, ma anche gli uffici si sono trovati a dover organizzare la propria attività velocemente a seconda anche delle varie normative che si succedevano. Quindi il mio primo pensiero ovviamente va al comando della Polizia Locale, che in questi anni ha affrontato praticamente il completo turnover del personale, lo abbiamo affrontato anche quest'anno. Fortunatamente siamo riusciti a sostituire il personale in quiescenza, ma purtroppo la situazione rimane in sottorganico. Proprio per questo motivo, come già ha affermato l'assessore Glorio, oggi approveremo in giunta la modifica del fabbisogno del personale e quindi prevedremo per il 2022 l'assunzione di 6 nuovi agenti, che porterà nuova linfa vitale necessarissima per il presidio del territorio, che ricordiamo è un territorio di oltre 110 km quadrati.
Nonostante i numeri che purtroppo rimangono esigui della Polizia Locale, l'attività è quest'anno stata veramente eccellente. Mi sono appuntata a pochissimi numeri per dare proprio la dimensione del lavoro che stanno svolgendo. 500 sono stati i servizi con il personale appiedato, quindi in presenza sia in centro storico che nelle frazioni. Oltre 100 servizi di ordine pubblico, 20 dei quali sono stati interforze, quindi coordinati e in collaborazione con Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. Inoltre, in alcune occasioni sono intervenute anche le unità cinofile. E voglio anche ringraziare tutti i volontari di Protezione Civile perché durante alcuni weekend anche loro hanno presidiato il territorio. Inoltre, da gennaio 2021 sono presenti i volontari anche nelle 3 fermate principali dedicate alle scuole superiori, così come ci è stato richiesto dalla Prefettura, in modo tale da mantenere le distanze di sicurezza e garantire l'uso delle mascherine dei ragazzi che salgono. E l'attività ha riguardato anche l'uso delle nostre tecnologie, in particolar modo il rilevamento della velocità e il rilevamento dei mezzi sprovvisti di assicurazione e revisione. Pensate che solo quest'anno sono stati sequestrati oltre 320 mezzi, potenzialmente molto pericolosi per la circolazione stradale proprio per il loro status. E durante questo anno abbiamo acquistato anche un nuovo mezzo, una nuova auto per la Polizia Locale ed è stato ripristinato l'ufficio mobile, fondamentale per il presidio nelle frazioni ed è stato anche molto utile durante il periodo estivo quando si intensificano i controlli contro i furti negli appartamenti. Inoltre questa attività è stata accompagnata anche con la consegna a tutti i nuclei familiari osimani di un vademecum contenente consigli utili da utilizzare onde evitare di essere vittima di questi atti. Inoltre siamo andati anche ad integrare tutte le strumentazioni della Polizia Locale, parliamo di un nuovo software per rilevare gli incidenti stradali che rende questa attività molto semplice, veloce ma soprattutto molto più precisa. Un nuovo software perché collega tutte le telecamere OCR ai palmari della Polizia Locale in modo tale che possano contestare le sanzioni immediatamente. E un nuovo etilometro e abbiamo sostituito l'autovelox di Case Nuove con una tecnologia molto più avanzata che riesce a leggere le velocità in entrambi i sensi di marcia. Inoltre con le nuove assunzioni potremo anche attivare l'ufficio distaccato che è stato creato proprio nel Palazzo Comunale in via San Francesco dedicato alla Polizia Locale in modo tale da garantire una presenza più proficua. Parliamo poi del sistema di videosorveglianza che ormai è diventato veramente molto importante. Siamo partiti nel 2014 e le telecamere erano concentrate nel nucleo urbano di Osimo. L'obiettivo e il progetto sarà stato quello ed è ancora quello di allargare a tutto il territorio, quindi anche le frazioni, la copertura di videosorveglianza. Attualmente abbiamo 85 telecamere, 12 delle quali dotate di tecnologia OCR, ovvero capace di leggere le targhe e quindi tracciare i movimenti dei mezzi. 4 nuove telecamere sono state acquistate quest'anno e dedicate al progetto Scuole Sicure grazie al finanziamento del Ministero dell'Interno e allo stato attuale abbiamo 2 progetti che sono stati, abbiamo ricevuto il nulla osta dalla Prefettura e quindi attueremo durante questo anno. Un progetto dal valore di 100.000 euro e prevede l'installazione di 34 telecamere, 12 di contesto e 22 OCR. Un ulteriore altro progetto che attualmente è al vaglio del Ministero dell'Interno per poter ottenere un cofinanziamento è del valore di 43.000 euro e prevede 4 telecamere OCR e 8 di contesto, in modo tale che nella fine del 2022, inizio 2023, avremo un'infrastruttura di videocontrollo di circa 131 SpyCam. Inoltre abbiamo accompagnato assieme a queste nuove telecamere anche 60 cartelli che indicano la presenza di queste telecamere e questo non solo nel rispetto della normativa sulla privacy, quindi del GDPR, ma anche per garantire a livello percettivo un maggiore controllo del territorio. Ovviamente quando parliamo di videosorveglianza è fondamentale anche l'aiuto del cittadino, la collaborazione. Proprio per questo ogni anno durante il periodo estivo emaniamo un bando di cofinanziamento per i sistemi di sicurezza. Nel 2020 abbiamo portato il contributo da 250 a 500 euro. Questa nuova manovra ha fatto sì che rispetto al 2019, quando i progetti presentati erano 11, nel 2021 sono stati presentati invece 28 progetti. Quindi vuol dire che questa misura è piaciuta ed è importante perché si crea un'infrastruttura pubblico-privata che garantisce un altissimo grado di sicurezza al nostro comune.
Quando parliamo di sicurezza, però, ovviamente non si può parlare solo di repressione, proprio per questo quest'anno la Polizia Locale ha dedicato molto tempo anche all'interno delle scuole, parlando di educazione alla legalità, alla convivenza civile, ma soprattutto sui rischi legati all'uso e all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Questa attività è stata molto apprezzata da studenti e dai docenti e proprio per tale motivo a gennaio partiranno delle lettere a tutti gli istituti scolastici per richiedere la possibilità di svolgere nuovamente queste lezioni. Inoltre, velocemente, vorrei dire che l'attività della Polizia Locale Educativa quest'anno si è proiettata anche verso la violenza di genere. Infatti, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna, abbiamo tenuto una lezione di autodifesa dedicata alle donne e vorrei ringraziare anche la Consulta Donne Pari Opportunità, il commissariato di Osimo, l'avvocata Montenovo che è la consigliera supplente di parità della provincia di Ancona che ci hanno molto aiutato e sostenuto nell'organizzazione di questa giornata. Concludo facendo un breve accenno alla segnaletica e alla mobilità urbana. Io vorrei ringraziare davvero la Osimo Servizi perché in questi due anni abbiamo creato un vero e proprio ufficio del traffico, ovviamente in collaborazione con la Polizia Locale e il Dipartimento del Territorio, ma grazie ad essi c'è personale dedicato, c'è il direttore tecnico che è sempre presente e riusciamo a garantire una maggiore sicurezza stradale, innanzitutto perché stiamo rivedendo tutta la segnaletica orizzontale grazie all'acquisto di una nuova traccia linee che ha reso la Osimo Servizi indipendente da questo punto di vista, molto più operativa e puntuale negli interventi. Inoltre stiamo sostituendo anche tutta la segnaletica verticale, quindi parliamo di tutta la cartellonistica ormai obsoleta e stiamo procedendo frazione per frazione per rinnovarla. Vorrei poi chiudere veramente sul centro storico, sui problemi ovviamente legati alla sosta. In questi anni abbiamo lavorato anche molto su questo. Grazie all'abbattimento del 90% della tariffa del maxi parcheggio, il grande flusso viario si ferma lì e grazie anche all'apertura prolungata del tiramisù è molto più fruibile. È stato molto investito, come ha già detto il sindaco, sul maxi parcheggio. Abbiamo fatto due impianti fotovoltaici che rendono la spesa del tiramisù molto più sostenibile. Abbiamo realizzato un nuovo ascensore che a giorni verrà reso attivo e poi due colonnine appunto per la ricarica elettrica. Per quanto riguarda le soste in centro, anche qui abbiamo reinserito, come ricordavamo anche negli altri anni, gli stalli gratuiti, quelli a 30 minuti gratuiti, e abbiamo reso ormai organica la mezz'ora gratuita per un'ora di sosta. Per quanto riguarda invece i residenti, chiudo proprio sui residenti, abbiamo dato la possibilità di stipulare online il pass per sostare in centro e questa misura risulta molto efficace perché oltre il 60% dei residenti ormai rinnova il pass in questa maniera. Inoltre, infine, vorrei ricordare che abbiamo anche allungato le fasce per sostare nell'alta rotazione. Ora i residenti possono sostare dalle 11.30 alle 15.30, dalle 19.30 alle 9.30 il giorno successivo. E questa era una richiesta che era da molto tempo voluta dai residenti e abbiamo deciso di attuare già dal 2021. E chiudo ricordando quella torretta del San Carlo, un grande sogno per tutti e siamo sicuri che cominceremo sì a lavorarci. Grazie, grazie a tutti. Sì, buongiorno, grazie a tutti, grazie sindaco, grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Questa è un'occasione anche importante per informare i cittadini di quello che è stato fatto, di quello che stiamo facendo e soprattutto di quello che sto facendo io con le deleghe all'urbanistica e patrimonio. Il nostro obiettivo è la rigenerazione urbana e per perseguire, diciamo, per portare avanti questo obiettivo della rigenerazione, quindi a un sia al riuso del patrimonio edilizio esistente ma anche a un consumo del suolo prossimo allo zero, abbiamo cercato di mettere in atto degli interventi. Abbiamo modificato il regolamento comunale sulla determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e questo ha permesso non solamente ai cittadini ma anche poi ad dare anche uno sprint anche al settore edilizio con scontistiche importanti che vanno dal 50% fino al 90%. Un esempio, uno sconto del 50% sugli oneri per chi ristruttura un immobile apportando anche un abbattimento alle barriere architettoniche, mentre una scontistica che arriva anche al 90% per chi acquista una casa colonica in una zona agricola e questo permette anche uno sconto pari quasi al 100% per il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione
da Casa Colonica a Civile Abitazione. Proprio in linea con questo abbiamo sempre, e quindi anche a sostegno non solo dei privati ma sempre anche del settore edilizio, abbiamo sviluppato una circolare esplicativa in cui abbiamo reso gratuiti i cambi di destinazione ad uso che non apportano un aumento del carico urbanistico, sempre questo per incentivare tutti i cittadini che vogliono fare interventi di riqualificazione di immobili già esistenti. E quindi ecco, il nostro obiettivo è la rigenerazione, cercando di occupare e ridurre, quindi incentivare quindi il recupero del patrimonio esistente e comunque con il consumo del suolo proprio pari allo zero. Altri importanti obiettivi a cui stiamo lavorando è la revisione del piano regolatore, è un percorso di aggiornamento dello strumento urbanistico in cui abbiamo come obiettivo il superamento delle problematiche che si sono evidenziate negli anni passati. E per questo abbiamo voluto avere al nostro fianco un ente, l'Università Politecnica delle Marche, in cui abbiamo stretto con loro una convenzione di collaborazione e quindi ringrazio l'Università e la sezione urbanistica del professor Giovanni Marinelli in questo percorso abbiamo iniziato da ormai più di un anno, abbiamo voluto iniziare subito da un volo aerofotogrammetrico. Per quale motivo? Perché il nostro comune aveva delle cartografie del 1999 e quindi erano cartografie non più idonee in quanto non rappresentavano il nostro territorio, e quindi abbiamo fatto questo volo in linea, sempre in continuo abbiamo cercato di sempre per puntare a una revisione, aggiornamento del piano regolatore, abbiamo iniziato un percorso di studio del territorio. E per fare questo, dato che comunque non abbiamo una legge nazionale e una legge regionale che disciplini proprio gli strumenti di pianificazione, abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza. E quindi da giugno abbiamo fatto un calendario dell'attività che ha preso il nome proprio di Arcipelago dei Contesti. Questo arcipelago è un'attività che è iniziata da giugno e terminata a fine settembre, in cui ha permesso, grazie al team di tecnici, al gruppo di lavoro presente all'ufficio urbanistico, di andare direttamente sul territorio e quindi confrontarsi con voi cittadini. Questa è stata anche un'occasione proprio per la città, per le persone in cui vivono, nelle diverse frazioni, diversi quartieri, che il comune comunque di Osi, il nostro territorio è molto vasto, perché abbiamo dato la possibilità ai cittadini di condividere, di portare delle istanze, delle osservazioni, quindi venire a contatto con dei sopralluoghi, tavoli tecnici, direttamente con i tecnici del comune. Il nostro percorso sta continuando, stiamo lavorando e, come diceva anche il sindaco, dopo tante istanze che sono arrivate, adesso c'è la fase dello studio che si sta concludendo e inseriremo anche nel piano regolatore, il nuovo piano regolatore, inseriremo proprio il piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche del PEBA. Questo è fondamentale, noi ci teniamo molto e stiamo infatti collaborando con le associazioni del territorio a tutela dei disabili e in particolare con soggetti esperti e istituzioni sia a livello nazionale che internazionale. Un primo tassello l'abbiamo già raggiunto perché abbiamo partecipato al bando ministeriale Pinqua, in cui abbiamo raggiunto un ottimo risultato e abbiamo portato a casa 4,2 milioni. Questo permetterà quindi questo progetto di riabitare un centro accessibile ed inclusivo, comporterà un insieme di interventi partendo proprio dalla scuola, ex scuola Bruno D'Osimo, che insieme all'ERAP, in cui faremo degli alloggi proprio a edilizia popolare, ma una parte verrà utilizzata per creare la scuola media, la scuola secondaria di primo grado, quindi verranno messe due sezioni. A seguire verrà valorizzato tutto San Marco fino a raggiungere i Tre Archi e il Forbuario, e apporteremo anche due ascensori nella zona sia di via Fontemagna che di via Cinque Torri, in modo da migliorare non solamente la sicurezza ma soprattutto l'accessibilità al centro storico.
Concludo dicendo che stiamo investendo importanti risorse, e già l'abbiamo investiti, sulla digitalizzazione e la dematerializzazione degli archivi cartacei, delle pratiche edilizie, e ad oggi è stata terminata una prima fase e la toponomastica, che questo permetterà quindi anche di una digitalizzazione dei numeri civici e dei stradali. Ho un ottimo risultato che io non posso che ringraziare sempre l'ufficio, il dipartimento, gli uffici sia del SUEP e del SUEP che l'ufficio urbanistico, con tutti i suoi responsabili e i suoi dirigenti, il dirigente Vagnosi e la dirigente Vecchietti, perché dopo un periodo così lungo di pandemia, in cui sicuramente ci sono state tantissime difficoltà, però loro sono stati sempre al nostro fianco e ci hanno supportato e sopportato, e quindi per noi, per me, posso dire solamente grazie. Con grandi difficoltà, senza il loro impegno non avremmo raggiunto ottimi risultati. Però noi come amministrazione, anche il sindaco insieme, vogliamo continuare sull'implementazione di questo importante strumento tecnologico a vantaggio non solamente chiaramente dei professionisti, ma soprattutto dei cittadini. E quindi per me, e credo anche per tutta l'amministrazione, sarà un motivo di grande orgoglio terminare questa digitalizzazione entro il nostro mandato. Colgo l'occasione per augurare a tutti i cittadini e le cittadine che ci stanno ascoltando, le persone che ci stanno ascoltando, un sereno e felice anno nuovo, augurandoci che l'anno che verrà sarà migliore. Grazie, e passo la parola al Presidente del Consiglio. Sì, grazie, buongiorno a tutti. I lavori del Consiglio Comunale per l'anno 2021, per i lavori del Consiglio Comunale per l'anno 2021, purtroppo anche quest'anno non abbiamo potuto usufruire della sala consiliare causa pandemia, quindi tutte le sedute si sono svolte in modalità videoconferenza. E, per questo voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali appartenenti ad ogni gruppo politico di tutti i colori, che mi hanno aiutato a portare avanti le sedute con correttezza, e soprattutto siamo riusciti ad arrivare alla fine senza nessun intoppo e abbiamo concluso 11 sedute in quest'anno con 44 delibere portate all'amministrazione comunale, 20 atti politici presentati da parte dei gruppi consigliari presenti, 127 votazioni e 15 consiglieri su 25 sono stati presenti a tutte le sedute. Ma la notizia più importante per l'anno 2022 è quella che finalmente, dopo tanti anni, metteremo mano al Parlamento cittadino, cioè faremo un restyling della sala consiliare, anche per permetterci di ritornare a lavorare in presenza. L'investimento fatto prevede infatti una modalità di partecipazione ibrida, cioè alcuni consiglieri, se vogliono, possono venire in presenza, ovviamente tramite presentazione del Green Pass, altri possono anche partecipare da casa in modalità videoconferenza e i loro interventi verranno proiettati all'interno della sala consiliare. Credo che sia un passo importante, un investimento importante, innanzitutto perché mettiamo mano alla sala consiliare che ormai cominciava a diventare vecchietta, e soprattutto diamo la possibilità, dopo anche comunque parecchie richieste arrivate dai consiglieri, di poter ritornare a vivere la sala consiliare in presenza. E in più abbiamo fatto anche l'investimento di trasmettere il Consiglio Comunale per la prima volta nella storia della nostra città in diretta video streaming. Questa è la notizia più importante per l'anno 2022. Credo che per la fine di gennaio potremo partire con il primo consiglio in questa modalità ibrida di partecipazione. L'altra notizia che volevo dare è una cosa su cui ho lavorato e stiamo lavorando negli ultimi mesi, ha ricevuto parecchi consensi, ha portato molto entusiasmo, è quella che ci doteremo, il Comune d'Osimo si sta dotando di un nuovo strumento istituzionale di partecipazione popolare, che è rivolto principalmente, anzi è rivolto ai ragazzi e alle ragazze di quarta, quinta della scuola primaria, prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, e parlo appunto del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, uno strumento importantissimo che permetterà loro di avere voce
di dare pareri, di esprimere anche proposte al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale dei grandi sulle tematiche della città, ma soprattutto sulle tematiche che il regolamento previste dal regolamento per il consiglio comunale delle ragazze e delle ragazze, che sono l'ambiente, le politiche giovanili, lo sport, il tempo libero e ovviamente anche la scuola. Per questo voglio ringraziare l'assessore Alex Andreoli, il sindaco, la giunta, tutti i consiglieri comunali che hanno accolto votando all'unanimità favorevolmente questo regolamento e i tre istituti comprensivi, l'Istituto Trillini, la Caio Giulio Cesare e l'Istituto Bruno D'Osimo, che si sono dimostrati subito molto attenti a questa proposta e l'hanno inserita per quest'anno nella materia di educazione civica. E per ultimo voglio ringraziare i ragazzi, i bambini e i ragazzi, perché l'entusiasmo con cui mi hanno accolto le due volte che li ho incontrati quando ho fatto una presentazione di quello che sarebbero andati incontro, l'entusiasmo con cui hanno fatto la campagna elettorale è stato veramente contagiante e coinvolgente. Quindi credo che questo strumento sarà importante. Vi comunico che sono già state fatte le elezioni, i bambini e i ragazzi eletti sono 16 per tutta la città, quindi il Consiglio Comunale sarà formato da 16 consiglieri, un mini sindaco che è già stato individuato ci sono tra gli eletti 7 ragazze e 9 ragazzi. Quindi adesso siamo in attesa, e adesso questi sono risultati ufficiali, siamo in attesa di fare l'insediamento che molto probabilmente sarà fatto a gennaio e poi partiremo per questa avventura anche con loro. Grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci tenevamo a raccontare per il 2021 le opere messe in campo, i progetti approvati. Credo che la partecipazione democratica sia l'istituto più importante, quindi continueremo la nostra opera ascoltando i cittadini fino alla fine del nostro mandato. Grazie a tutti e buon anno a tutta la città di Osimo.